A Frosinone una prova di sostanza, pari utile per il morale, oggettivamente difficile pretendere di più. Grassadonia non ha la bacchetta magica, il primo obiettivo centrato è stato quello di blindare la difesa. Se aggiusti da una parte manca però qualcosa dall'altra, la coperta è sempre corta. È stato tuttavia importante ripartire con un risultato positivo senza incassare gol, non è un dettaglio. Non accadeva dalla vittoriosa trasferta di Reggio Emilia, quando è cominciata una palese involuzione, per molti versi ancora inspiegabile. Al Benito Stirpe grande applicazione in fase di non possesso, squadra ordinata e compatta, con i soliti limiti nella costruzione. Busellato è sicuramente un jolly prezioso, da vertice basso play, con peculiarità diverse ha fatto la sua parte, è stato il migliore, ha rubato palloni, ha accorciato, ha protetto, ha marcato, in questa scelta c'è sicuramente una logica. È venuta meno invece la spinta degli esterni, soprattutto delle mezze ali, in particolare di Tabanelli, e così Odgaard, critiche a nostro avviso assolutamente ingenerose, è stato abbandonato al suo triste destino, senza alcun aiuto da parte di Christian Galano, che ha vagato per il campo, sempre troppo lontano dall'area avversaria. Servono, è vero, soluzioni. I centrocampisti giocano palla addosso, difetto strutturale, non attaccano lo spazio, c'è pochissimo movimento senza palla. L'11 biancazzurro ha disputato la partita che doveva, non ha sfruttato l'occasione col danese, ma non può che giocare così. Se i biancazzurri vanno sotto, non hanno, per limiti evidenti, la forza di recuperare. Rispetto alla prima parte della gestione Breda, 12 punti in 8 partite, atteggiamento pressoché identico. La differenza è che a Frosinone c'è stato un minimo di palleggio in più, ma orizzontale. Le problematiche sono sempre le stesse, si riempie poco l'area avversaria, non c'è, ripetiamo, l'inserimento delle mezze ali. Quinti bassi? C'è un motivo. In caso di perdita del pallone con gli esterni alti, i centrali dovrebbero coprire una porzione di campo troppo ampia e i tre difensori non hanno il passo per farlo. A Grassadonia, appena arrivato, il lavoro non manca, il tempo però comincia a stringere e tra qualche settimana non sarà più un alleato. Bisogna fare in fretta, ma la squadra non può prescindere dall'atteggiamento mostrato, non solo a Frosinone. Difendere bene cercando di ripartire, non è nelle condizioni di fare altro, non può interpretare gare in chiave offensiva. Ci sono troppe criticità.